ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Tutto Tech. Questa sera, perché per noi adesso è sera, non so voi quando guarderete il video, abbiamo da presentarvi dei prodotti di fascia abbastanza alta. Stiamo parlando delle Philips UE. Abbiamo una striscia LED, o meglio, due strisce LED in una da 2 metri e una da 1. Sono allungabili fino a 10 metri. Hanno una gamma di colori di 16 milioni di colori, dimmerabile da 2000 a 6500 Kelvin. I lumen sono 1600, quindi un ottimo prodotto questo, di fascia alta. Niente, noi abbiamo già fatto altre strisce LED, ma qui parliamo di un mondo completamente diverso e vedrete poi i risultati. Siamo a casa ospiti di un nostro iscritto e ci ha dato la possibilità di poter vedere come poter configurare e collegare queste strisce e altri prodotti sempre della Philips, e dopodiché potrà anche fare un collegamento con Alexa. Ma io direi che prima di questo vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Instagram, sempre TuttoTech, e iscriversi anche al canale YouTube, e ricordatevi anche di attivare la campanella in modo tale da ricevere le notifiche ogni qualvolta noi caricheremo dei video. Ma prima di tutto questo, io direi, Marco, di lanciare la nostra sigla! Partiamo dunque con l'unboxing. All'interno della confezione, ecco, già come confezionato vedete la grossa differenza che c'è tra quella che abbiamo preso io e Marco e questa qui. Viene indicato che c'è una striscia LED da 2 metri e una da 1 metro. Dopodiché abbiamo le varie prese, sia quelle estere che quelle italiane, e l'adattatore. Adesso tireremo tutto fuori dalla confezione per verificare esattamente il contenuto. La presa italiana e il connettore per poter giuntare le due strisce. Okay. Una volta estratto tutto dalla confezione, prendiamo la nostra presa italiana, la facciamo scorrere all'interno qui, prendiamo l'estremità opposta e la mettiamo all'interno dell'adattatore qui. Fatto questo, ci basterà adesso togliere i due pezzettini di nastro che indicano la lunghezza della striscia LED e inizieremo il montaggio. Allora, l'adattatore che vi abbiamo fatto vedere prima serve se per caso, oltre queste due strisce, volete andare ad aggiungere altri 7 metri di strisce, per un totale di 10 metri. Semplicemente le due strisce da 2, rispettivamente 2 e 1 metro, le unite tra di loro in questo modo, dopodiché andiamo a vedere l'installazione. Per prima cosa andiamo a scaricare l'app Philips UE. Una volta scaricata accediamo, bisognerà registrarsi semplicemente all'applicazione, ci rimanda subito alla creazione della stanza, ci dice di dargli il nome, la chiamiamo camera. Una volta creata la camera, siccome era già presente un prodotto Philips UE e abbiamo appunto appena attaccato la nostra striscia, in automatico c'è l'hub, ci ha chiesto di essere premuto, andiamo a selezionare i due prodotti che andranno messi all'interno della stanza. Perfetto. L'app è pronta per essere utilizzata. Allora, in questo caso appunto noi ci aveva già fatto il riconoscimento della striscia, come potete vedere qui, ed è già comandabile benissimo dall'app. Per farvi vedere come poterla installare, che comunque è semplicissimo, andremo a cancellare la striscia. Vedete il prodotto UE Light Stripes Plus One, basterà fare uno swipe verso sinistra e si eliminerà. Clicchiamo i tre pallini in alto a destra, configurazione luci, aggiungi luce, e clicchiamo il tasto cerca. Vedete, ce l'ha trovata. Adesso torniamo indietro,
Alexa se n'è accorta. Io sono e potrei controllare questo dispositivo dicendo spegni il Lidstrip plus 1. Entriamo nella stanza. Tre palline in alto a destra, modifica la stanza o sposta le luci e semplicemente selezioniamo anche la striscia. Facciamo la spunta in alto a destra e a questo punto la camera contiene sia il faretto che era già installato che la striscia nuova. Visto l'ottimo risultato, adesso cerchiamo di comandarlo con Alexa. Andiamo sul cellulare. Come avete potuto vedere, come potete vedere, Alexa ha già riconosciuto la striscia, quindi ci è comparsa la notifica. Clicchiamo sulla notifica e apriamo l'app. Ecco qui. Allora, siamo già all'interno del dispositivo. Da qui la possiamo già dimmerare. E accendere e spegnere tranquillamente. Possiamo impostare i colori e crearci già le nostre routine. Quindi in questo caso noi vogliamo andare ad aggiungere il nuovo dispositivo sempre nella camera che abbiamo presente. Quindi c'è già presente il famoso faretto destro che abbiamo già visto nell'app della Philips e dobbiamo andargli ad aggiungere un altro dispositivo. Quindi non facciamo altro che andare a cliccare su modifica una volta entrato nel gruppo e andiamo a selezionare il device da aggiungere, quindi la striscia LED. Facciamo salva. Ora proviamo ad impartire un comando vocale. Per rendere tutto un po' più comodo andiamo a rinominare il nome della striscia perché è un po' improponibile. Andiamo in tutti i dispositivi, clicchiamo sulla nostra bella striscia. Impostazioni in alto a destra, modifica nome e la chiamiamo semplicemente scrivania. Torniamo indietro, ancora indietro. Ora proviamo a dare il comando vocale ad Alexa. Alexa, accendi scrivania. Alexa, scrivania 50%. Alexa, scrivania blu. Come avete visto, il montaggio è stato semplice. Il nastro che troviamo dietro è quello della 3M, quindi un nastro che garantisce una tenuta ottimale. La installazione sia della app sia il passaggio dalla app Philips Hue a quella di Alexa è stato immediato, quindi anche su questo si vede la differenza tra un low cost e una fascia alta come strisce LED piuttosto che tutta la gamma di lampadine della Philips. Detto questo, vi ricordiamo di guardare qui sotto nel link perché abbiamo dei prodotti che abbiamo testato o che comunque abbiamo da suggerirvi perché secondo noi sono ottimi prodotti da poter acquistare, da collegare poi dopo al vostro dispositivo Alexa. E il vuoto tutto, Tech? Beh, ragazzi, questa volta... 10! Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!